grande importanza per la città di San Giorgio a Cremano, ma soprattutto per la sensibilità che questa amministrazione ha rivolto a un periodo e a un momento veramente drammatico della storia di questa terra. Sì, assolutamente, continuiamo il nostro percorso nella valutazione proprio di questi fatti che ci appartengono, che rappresentano la nostra identità storica. Non possiamo certamente tacere, anzi è nostro dovere cercare di incentivare questa conoscenza proprio nelle future generazioni, in modo tale da non perdere questa memoria che fino adesso, diciamo, è volutamente tenuta nascosta. Quindi noi proseguiamo con questa azione, abbiamo in mente altri progetti, li porteremo a termine, come abbiamo portato a termine sia la titolazione di una strada ai martiri di Villarsa, questo monumento che rappresenta anche, come dicevo prima, è dedicato a tutte le vittime del lavoro, che oggi ritengo, ecco, debba avere un'attenzione particolare, e continueremo su questa strada proprio per la rivalutazione delle nostre origini. Mancando il sindaco, lo do a Pietro De Martino, che è l'assessore delle Chiere. Assolutamente al sindaco. Sì, è un giorno veramente importante. Abbiamo messo una pietra miliare nella storia del nostro vecchio Stato. Abbiamo premiato questa amministrazione, in particolare Pietro De Martino, perché nel tempo qui in questo comune si è riusciti a dare il nome a due strade, una col nome di Carlo di Borbone, persona illuminata e molto votata a dare al popolo, un'altra strada è stata intitolata proprio ai martiri di Pietrarsa, quindi agli operai che sono morti per i loro diritti nel primo passaggio verso l'Italia unita. È solo un'esposizione storica, come al solito, precisa, puntuale, una importantissima iniziativa per la città di San Giorgio, ma anche per la memoria. È un'iniziativa importante perché andiamo verso la storia condivisa un po' da tutti. Io, soprattutto quando uscirà il mio libro su Pietrarsa, spero proprio di poter avvicinare alla verità storica anche quelli che storcono il muso i Borbone. Non c'entrano i Borbone, c'entrano i nostri antenati, c'entra la nostra situazione di allora e di oggi, che è molto simile. Quindi su queste basi io spero proprio che si possa trovare un'unione più forte tra i meridionali. Donato Lanza di Brolo. Prego, assisto. Salve a tutti. Allora, primis non posso che ringraziare per la fiducia accordatomi da questa amministrazione comunale, che ancora una volta ha dimostrato di fare un buon governo del proprio territorio, mantenendo viva l'identità di questi luoghi.